facciamo così, facciamo che ci presentiamo così magari anche le persone che ci esatto. sentono non sanno chi siamo. Allora, raccontami due cose di te. Allora, vabbè, innanzitutto ringrazio Treccani per averci invitato in questo festival digitale Piazza dell'Enciclopedia, che ci ha dato anche questa occasione. E io sono Giulia Perona e nella vita mi occupo di comunicazione e social media e poi sono coautrice di Senza Rossetto, che è un podcast, una newsletter e da qualche mese anche un libro. E diciamo che il podcast è nato nel 2016 ed è un progetto che racconta cosa vuol dire essere una giovane donna nel nostro paese, in Italia. E noi siamo, io e Giulia Cuter, che è l'altra autrice, abbiamo iniziato a lavorare a questo podcast in occasione dell'anniversario del primo voto politico delle donne italiane, che si festeggiava nel 2016, si festeggiavano i 70 anni dal voto. E quindi abbiamo iniziato a lavorare un po' attorno a questi temi, cercando di capire cos'era cambiato in quei 70 anni, dal 46 al 2016. E per cui abbiamo iniziato a lavorare a una prima stagione che voleva raccontare come fosse cambiato il modo di vivere delle donne italiane attraverso la letteratura. Per cui noi in ogni puntata abbiamo una scrittrice italiana che scrive un racconto originale per noi e affronta un tema dell'essere donna. E per cui abbiamo avuto Bianca Pizzorno, Violetta Bellocchio, Elena Stancanelli e molte altre autrici. Dal podcast poi sono nate altre parti di Senza Rossetto, tra cui la newsletter e poi il libro per Harper. Questa è un po' la versione breve. Vabbè, poi mi è venuta in mente una domanda da farti, ma intanto mi presento. Vai. Allora, quello che ci accomuna a me, Giulia, è il podcast e anche i libri. In realtà io non nasco né per fare podcast né per fare libri. Io nasco all'inizio, proprio inizio, mille anni fa, quando ero ancora un ragazzo, per fare il biologo. Poi ho deciso di cambiare strada. L'hai fatto per un po' il biologo, però? L'ho fatto per una decina di anni. Ho fatto ricerca in università, ho fatto il mio postdottorato, ho fatto delle cose legate alla ricerca sugli animali, su quello che mi ha sempre appassionato. Dopodiché, con 1.100.000 lire al mese non riuscivo ad andare avanti, ma mi si sono aperte stranamente delle strade inaspettate, e nel mio caso nella televisione, per cui ho iniziato a fare, mi hanno preso una TV che si chiamava MT Channel, MT stava per Macchina del Tempo, per cui erano documentari, per cui già mi trovavo nel mio ambiente. Comunque, per farla breve, io da biologo mi sono messo a fare la TV, ho fatto tanti programmi televisivi, prima come autore e poi come conduttore, ho fatto programmi come Missione Natura, come Life Home Natura e Live Storia di Sopravvissuti. In questo momento sto facendo un programma molto importante a cui tengo molto, che è Mela Verde, per cui quello che mi dà la notorietà, la visibilità essenzialmente. Però la parte della divulgazione, qui torniamo a noi, mi è sempre piaciuta. E la mia passione nel raccontare ai ragazzi che avevo in aula, ma o all'occhio della telecamera, le cose che mi piace studiare, e ce l'ho sempre avuta. Per cui nasce questo podcast che si chiama Il Gorilla Ce l'ha Piccolo. Il Gorilla Ce l'ha Piccolino, cioè 3 centimetri eretto. Perché ce l'ha piccolo? Dovete ascoltare il podcast per sapere. No, in realtà l'idea è quella di guardare l'uomo come se fosse un animale. La specie che sempre mi ha appassionato, perché è la più misteriosa di tutte, è proprio l'uomo. Perché l'uomo, sì, noi lo possiamo raccontare da un punto di vista medico, psicologico, possiamo fare la filosofia, possiamo fare la storia, possiamo fare quello che vogliamo, ma raccontare l'evoluzione della nostra specie e rispondere a dei perché, tipo, perché ci innamoriamo? Cioè, qual è il significato biologico? Perché l'evoluzione ci fa sentire le farfalle nella pancia? Per cui questa era l'idea. Naturalmente si parla di sesso, ma non solo, si parla anche di altre cose, poi si parla anche di dolore, di sofferenza, si parla di tante cose. E, per cui nasce questo podcast fatto con Telmo Pievani, la prima edizione, e poi con Michele Luzzatto, la seconda edizione. Telmo è un professore dell'Università di Padova, mentre Michele è il direttore di Bollati Boringhieri, che è una casa editrice che si occupa proprio di pubblicazioni scientifiche.
E basta. Quando avete iniziato col podcast? Allora, se non sbaglio, 2 anni fa. 2 anni fa è iniziata la prima edizione del podcast. Subito ha avuto un buon successo, non so se era il titolo, non so se eravamo noi che ci... È sicuramente molto catchy, molto... ti fa fermare. Poi, vabbè, voi avete anche un modo di raccontare divertente, assolutamente di divulgazione accessibile per tutti. Quella è l'idea, cioè la divulgazione per tutti, anche quando facevo i miei programmi televisivi. Tipo Missione Natura era un programma che raccontava degli animali, dei posti, dei viaggi, delle tradizioni, quello che vuoi. Però raccontarlo in quel modo lì che hai sentito nel podcast era un po' quello che mi... raccontarlo a tutti, cercare di interessare tutti. E fare televisione significa non soltanto cioè uno che è interessato va e lo cerca, uno che guarda una TV generalista come quella che faccio io lo devi prendere, catturare e acchiappare in qualche modo. Per cui lì cercavo di acchiapparli raccontando in modo come dire, divulgativo, serio e scientifico, ma nel modo anche un po' cazzaro, come si dice. Per cui mi sono divertito abbastanza a fare anche i programmi televisivi che ho fatto. E come ci sei arrivato a fare il podcast? Perché, cioè, ti dico, nella mia esperienza è stata un po' una casualità, nel senso che noi abbiamo iniziato nel 2016 e non erano ancora tanto diffusi i podcast. C'era stata una prima ondata in America, dopo la pubblicazione di Serial, e io e la mia socia Giulia avevamo appena finito di studiare e ci siamo approcciati a questo mezzo un po', come dire, abbiamo voglia di sperimentare, stanno facendo questa cosa negli Stati Uniti che funziona, in Italia ce ne sono ancora pochi, proviamo e iniziamo a lavorare un po' con il mezzo radiofonico, con il mezzo dell'audio. E quindi è stato un po' un gioco per noi arrivare a questo mezzo, che poi però ci ha appassionato tantissimo, perché poi è proprio un modo di scrivere. Tipo un po' casalingo o vi siete affidati a qualcuno? Allora, diciamo che la prima stagione, noi abbiamo fatto 3 stagioni e poi qualche puntata sparsa. La prima stagione è stata un po' di raccogliere amici che avevano in qualche modo possibilità di aiutarci, per cui l'amico con lo studio radiofonico in cui poter registrare, l'amico musicista che poteva farci la musica originale. E quindi la prima stagione è stata un po' una stagione zero, diciamo. E poi dalla seconda ci siamo un pochino più strutturate, poi noi ci appoggiavamo a QWERTY, che è una piattaforma di podcast liberi, e quindi ci hanno iniziato a dare una mano anche loro sulla registrazione, la distribuzione. E però sì, diciamo, abbiamo registrato anche in cabine armadio, però molto divertente. Quindi cioè, il nostro approccio è stato inizialmente un po' di sperimentazione per poi crescere nel mentre facevamo il podcast. Per te invece com'è stato? È successo che mi hanno chiamato una piccola società che si chiamava New Sunrise Movie per ragionare su format televisivi. Era una piccola società che in realtà doveva nascere e crescere per proporre alle TV di tutta Italia dei format, per cui io ero lì a ragionare, quello è l'altro mio lavoro, quello d'autore, perché faccio anche l'autore televisivo, ragionare sui format, cosa può interessare, come si può raccontare, cosa fare, eccetera. Per cui, ragionando e chiacchierando con Rossano e Gianandrea, che sono poi fondatori di Storie Libere, che è la piattaforma su cui lavoro io, e a un certo punto, cazzeggiando, proprio così, raccontavo perché il gorilla ce l'ha piccolo, no? Raccontavo le cose che poi mi interessano dell'etologia umana, no? Qui, a un certo punto Rossana ha detto, ma caspita, ma questo può essere molto interessante. E io ho detto, sì, lo so che è interessante, ci ho già ragionato per farne un programma televisivo, però non riusciamo, costa troppo, cioè noi abbiamo bisogno di filmati originali che mostrano quel comportamento, io poi lo devo raccontare e spiegare, cioè è una roba veramente complessa dove ci vogliono molti soldi da investire. E in quel periodo io non so a chi, se era Gianandrea o Rossana, frullava nella testa l'idea del podcast. Per cui mi dissero, e se fosse un podcast? Cos'è un podcast? Esatto. Un podcast. E sì, ne avevo sentito parlare di podcast, però non li avevo mai ascoltati, devo essere sincero.
Per cui mi dicevo, boh, sì, potrebbe essere. Perché no? Per cui abbiamo buttato giù un'idea, ho fatto io una scaletta per 6 puntate, dividendo gli argomenti che potevano andare. All'inizio doveva esserci una sessuologa che interagiva con me, abbiamo fatto una prova, tanto per. Però non funzionava tanto. A quel punto io proposi Telmo, perché Telmo è, come dire, è la divulgazione ad alto livello in Italia, quello che scrive i libri. Io l'avevo già conosciuto all'epoca della Bicocca. Lui insegnava in Bicocca, io lavoravo come schiavo anch'io in Bicocca. E lì lui aveva organizzato un incontro con Neil Seldridge, che è un, come si dice, uno che si occupa di evoluzione. Per cui lì è stata un'occasione del primo incontro, così, ma buongiorno, buonasera e punto. E poi ci siamo ritrovati lì, e lì è stata, come dire, un bel incontro, perché io a lui lasciavo tutta la parte umana, che era la parte quella un po' rognosa, no? Perché io raccontavo degli animali. Ora, ma le donne perché tradiscono? Raccontalo tu. Per cui lasciavo a lui tutta la parte che riguardava l'etologia umana, da un punto di vista biologico, evoluzionistico, cosa che invece però mi sono dovuto smazzare nella parte del libro, perché anche in questo caso, anche per me, nascerà, anzi è già nato perché l'ho già finito di scrivere, stiamo correggendo proprio le virgole, e a settembre uscirà Il Gorilla ce l'ha piccolo, versione stampata. E lì invece mi sono dovuto mettere in gioco un po' di più. No, immagino che ti sei dovuto prendere anche un po' di responsabilità sui comportamenti umani. E non è stato facile, non è stato facile, ci sono delle cose un po' complicate da raccontare, perché certe volte estraniarsi e fare come il biologo alieno che guarda il comportamento dell'uomo e dice, ecco, lui, quella specie lì fa così perché questo è il significato, e certe volte viene proprio difficile, proprio ti viene male alla pancia e al cuore. E soprattutto per una cosa riguardante le donne, guarda, ne parlo adesso perché è una cosa che abbiamo, come dire, bilanciato bene adesso, proprio è un capitolo divertente che parla del tradimento, nelle altre specie, come funziona, come viene gestito, perché si tradisce, eccetera. Il mio amico che studiava le rondini, sai che sono La il storia è cunicolo bellissima. della Certo. fedeltà, eccetera. In realtà le rondini, poi il 30% dei piccoli che nascono in quel nido sono illegittimi, per cui lui va un po' in giro a fare il rondini, come dire, il galletto, e lei anche. Vabbè, poi a un certo punto però bisogna iniziare a parlare dell'uomo. Ora, nel podcast l'abbiamo un po' alleggerita, ma quando scrivi e parli di come l'uomo maschio abbia, come dire, abbia cercato di tutelare il suo, come dire, il maschio di tutte le specie ha un problemino, che è la certezza di paternità. Per cui per tutelarsi ha annullato, e qua magari mi puoi raccontare qualcosa con il tuo di podcast, ha annullato l'essere donna, la donna, l'ha presa e l'ha annullata, l'ha azzerata. L'azzerata, vabbè, noi nella nostra Italia, la società patriarcale comunque la conosciamo da tempo, che la donna è proprietà del papà, è proprietà del marito, è proprietà del fratello, e non è nel codice Rocco fino a non molto tempo fa c'era scritto che se io trovo mia moglie nel letto con uno, Assolutamente. potevo ucciderla, e mi stringevo la mano e mi dicevano, ok, vabbè, fatto anche bene. Ma poi ci sono cose molto, molto, molto più pesanti che è difficile affrontare con il distacco del biologo. Cioè, se devo parlare dell'infibulazione, è una cosa che ti massacra dentro, ti fa sentire male, ti vengono i brividi, no? È quello. E se pensi che è una roba, quella brutalità e quella è una roba che viene fatta solo per tutelare il maschio da eventuali tradimenti e dalla Immagino. la certezza di, non, di essere il padre dei figli che nascono, cioè una roba che non è possibile accettare. E neanche, però, una cosa però voglio dire, che se io spiego il motivo di quella roba lì, non significa che lo giustifico, significa soltanto che lo spiego. E poi però la condanno dall'inizio alla fine, quella roba.
Per cui ci sono tante cose belle leggere, ma ci sono anche delle cose un po' che ti fanno muovere delle robe dentro. Ecco, a proposito delle donne, anche tu a questo punto, visto che nel mio podcast si parla di sesso, ma il sesso non è inteso come atto sessuale, a questo punto c'è la parte femminile, te la lascio a te. Ma diciamo che appunto noi cerchiamo di raccontare, soprattutto visto che qua parliamo del podcast, ma poi è tutta una parte che affrontiamo anche nel libro che abbiamo pubblicato con HarperCollins a marzo, Le ragazze stanno bene. Il nostro approccio è sempre stato quello di dare dei contenuti, cioè anche in termini un po' di divulgazione, dei contenuti molto forti, molto ricercati attraverso una forma che fosse molto semplice e che potesse raggiungere il più ampio pubblico possibile. Diciamo che il nostro mantra quando scriviamo e quando chiediamo a qualcuno di scrivere per noi è: fai qualcosa che anche mia madre potrebbe capire. Certo. Cioè, ho fatto una domanda però. Certo. Ma a parte questo, cioè adesso, nel 2020, c'era bisogno di un podcast sulle donne, sui diritti delle donne? Allora, ovviamente questo, ti dico di sì perché l'ho fatto. Io ho fatto la parte degli animali, esatto. del codice Rocco, ma adesso siamo nel 2020. Che assolutamente sì, perché comunque... ci troviamo in un paese e poi in un mondo in cui i diritti delle donne non sempre sono rispettati, in cui ci sono alcuni diritti che sono stati conquistati, come l'aborto, a cui però molte donne non hanno accesso, ma ci sono anche tutta una serie di discriminazioni quotidiane che le donne ancora subiscono, ed è assurdo che succeda nel 2020. Alla fine, se pensiamo ai dati, se pensiamo agli stipendi, a quanto prende una donna rispetto a un uomo e quindi ai dati del gender pay gap che dà tutti gli anni il World Economic Forum, l'Italia rimane al 76esimo posto come uguaglianza tra uomo e donna in accesso al lavoro, accesso all'istruzione, e per cui ci sono ancora tantissime battaglie da fare e quello che cerchiamo di fare noi è un po' divulgare, informare. Noi, il mio e il nostro approccio non è quello di porsi come guru della situazione, ma è prendiamo atto che esistono queste forme di discriminazioni che a volte sono molto sottili, perché se pensiamo anche alle parole che utilizziamo e quanto la lingua italiana è ancora sessista A parte il fatto che non si riesce a usare ancora agilmente parole come sindaca, medica, avvocata, ma anche tutto il fatto che quando parliamo di più vocaboli al plurale è sempre al maschile. C'è tutto un utilizzo della lingua italiana che ne parlava già Alma Sabatini negli anni 70, è molto sessista ed è quindi un lavoro che da un lato è molto culturale quello di... In altre lingue è lo stesso che in italiano, non lo so, chiedo. Allora, io non sono un'esperta linguista, direi che ci sono... sicuramente l'inglese ha meno problemi non avendo i generi, tendenzialmente. Le lingue romanze, secondo me, hanno più o meno tutte lo stesso problema. Poi ci sono società, come in Spagna ci sono state negli ultimi anni un'introduzione di grandissimi termini al femminile, quindi anche l'utilizzo di termini come ministra, eccetera, sono entrate molto più nella lingua comune rispetto che in Italia, perché loro hanno avuto molte più politiche in campo, cioè c'è stato un momento in cui metà delle ministre erano donne e quindi questi cambiamenti nei luoghi di potere cambiano la società. E una rappresentazione maggiore delle donne cambia la società e quindi noi cerchiamo di raccontare tante cose importanti, come può essere appunto il tema del consenso, del lavoro, se pensiamo anche tutta la questione della maternità, perché poi anche tu nel tuo podcast mi racconti di tutte quelle specie animali che affidano alle donne, al sesso femminile, tutta la cura della prole, che è quasi totalmente sulle donne, e purtroppo anche nella nostra società poi questo un po' rimane, perché le donne poi non riescono a far carriera. La nostra società, adesso non rabbrividire, però funziona un po' come la società degli elefanti. E quello è.
È logico che noi siamo uomini, abbiamo una cultura e ci evolviamo culturalmente, però tendenzialmente, se torniamo indietro di 30.000 anni, ma neanche tanto, pensiamo a quando c'era mia nonna, cioè c'erano gruppi di femmine, di donne, che gestivano tutto, per cui ed erano parenti essenzialmente, per cui sorelle, le mamme, le zie. C'era proprio una società matriarcale in cui i maschi erano un po' fuori. Per cui in questa società matriarcale i bambini erano tutti insieme, erano un po' tutti figli di tutti. Per cui questa era come funzionava la società, l'antica società umana, che ancora da qualche parte funziona. Fuori c'erano gli uomini, che prima, 30.000 anni fa, facevano i cacciatori e portavano a casa le prede, e mentre le donne raccoglievano i frutti, quelli che trovavano, per cui era tutto così e si bilanciava tutto in questo modo. Così vivono gli elefanti, così vivono le orche, e poi è logico che noi come società ci siamo evoluti, stiamo andando verso la... Anzi, ci siamo, perché quello è, almeno io lo spero, alla parità di genere, nelle opportunità, nei sogni, nelle cose da fare, eccetera. Per cui noi siamo tendenziali, è come l'uomo, l'uomo specie umano, è Homo sapiens, che nasce poligamo, ma tende alla monogamia. Per cui noi nasciamo che con le società matriarcali, con le femmine che curano i figli e che raccolgono i frutti, ma che poi naturalmente si vogliono ampliare. Per cui c'è questo sbilanciamento, che è uno sbilanciamento culturale più che biologico, che deve essere accompagnato in qualche modo. Per cui noi siamo degli elefanti, in sintesi. Esatto. Ma sì, no, infatti è assolutamente un lavoro molto culturale e poi di pari passo legislativo, perché ovviamente anche tutto quello che può essere legato alla maternità e alla possibilità per le donne di lavorare e di non dover scegliere per forza tra famiglia e carriera, e poi anche uno sforzo che in società del nord vediamo più facile, mentre da noi ancora... Si pensa che sia solamente la mamma a dover occuparsi dei piccoli di casa. Però ci stiamo lavorando, cioè io e noi col progetto Senza Rossetto siamo molto positive al riguardo. Pensiamo ci siano ancora molte sfide da affrontare, ma stiamo bene e pian piano riusciremo a conquistare tutto. ma tornando sul podcast, volevo chiederti una curiosità: per te che lavori principalmente con la TV, è stato tanto diverso per te scrivere da televisione a podcast? In realtà non ho mai scritto niente. vai a braccio? No, nel senso che io di solito ho la parte introduttiva che è scritta, per cui l'introduzione, allora la presigla, diciamo così, dove introduco quello che è il gorilla, che è sempre uguale, è scritta, e anche più o meno la fine. Nel centro introduco l'argomento, e anche quello me lo scrivo, e poi sono dei punti, cioè gorilla, scimpanzé, quanto ce l'ha lungo, perché, sono dei punti. Non mi ha aiutato questa cosa nello scrivere poi il libro, perché non avevo scritto praticamente nulla, sono andato a braccio. Per cui quando scrivo invece per la TV, è tutto molto più preciso, nel senso che, allora, per esempio, io ho fatto l'autore a Forum, e a Forum, che è un programma di Canale 5 molto conosciuto, lì si lavorava, gli autori lavorano su un copione, un po' come un, come dire, è un vero e proprio copione cinematografico, in cui viene scritto tutto. Ah, anche quello che dicono i due imputati? Più o meno, nel senso che poi è logico che ci sono gli imputati che sono abbastanza bravi e vanno e raccontano loro le loro. Però lì bisognava scrivere perfettamente tutto, perché c'è una scaletta, c'è una cosa, e bisogna più o meno poi seguirlo. Però la parte scritta era fondamentale.
Già con i programmi televisivi più miei, più legati, ecco, anche Mela Verde è un programma molto scritto. Io ogni tanto faccio anche l'autore anche lì, e lì si scrive tanto. C'è un autore in particolare, Rudy, uno è Rudy Galuppini, l'altro è Luca Liberati, sono molto diversi loro due. Rudy, per esempio, è uno che scrive tutto, mi scrive anche le risposte di quelli che devo intervistare. Dicono: Rudy, lasciami la curiosità di sapere cosa mi risponde questo signore. Però lì si scrive tanto. Nel podcast, in teoria, si dovrebbe scrivere. Io, che non faccio podcast, non scrivi. Se rifaccio, forse sbaglio, non lo so. No, secondo me mi lascio trasportare un po' come... No, no, non è vero, perché poi i punti ci sono, gli argomenti ci sono, ma non leggo niente, cioè vado proprio a braccio. Secondo me, cioè, almeno per la mia esperienza, io mi sono accorta che all'inizio, soprattutto quando dovevo confidenza col mezzo, poi appunto, cioè, non avendo una carriera da autore come puoi averla tu, mi dovevo scrivere tutto perché avevo molto, anche un po' l'ansia del microfono, poi in realtà adesso appunto sono passati 4 anni, nel frattempo ho fatto eventi dal vivo eccetera, e quindi ho preso un po' più confidenza con il mezzo e con il parlare anche a braccio, e quindi riesco con una scaletta ad andare avanti. Per cui secondo me è molto l'esperienza che hai in televisiva. Che tu non sai come sono partito io, in realtà. Quando partii io a parlare in pubblico la prima volta, ero ancora studente. Allora, noi facciamo tesi sperimentali, per cui una tesi di laurea durava minimo 2 anni, in cui eri sul campo, studiavi, riportavi, facevi, e poi dopo scrivevi, e poi dopo facevi. Vabbè, 2 anni di lavoro. E in questi 2 anni, nel mio gruppo di ricerca, c'era l'abitudine ogni 6 mesi di ritrovarci con i nostri amici, i nostri colleghi, studenti come me, a raccontare uno all'altro cosa aveva fatto nei 6 mesi precedenti. Per cui io parlavo in un'aula di 4 persone, compreso il professore con cui lavoravo e una ricercatrice. Per cui la prima volta mi ricordo che mi venne una tosse isterica. Cioè, continuavo a tossire, non riuscivo a spiaccicare una parola, ma una che non era una. E c'avevo 4 miei amici con cui ero andato a prendere il caffè 10 minuti prima. Non riuscivo a parlare. Beh, sta di fatto che il professore con cui lavoravo mi disse: sai che c'è? Mo t'arrangio io. Visto che ero l'unico che nel gruppo faceva la bioacustica, che all'epoca era poco masticata in Italia, visto, andrai a tutti i congressi e ci andrai tu e parlerai tu. È proprio terapia shock. Che però è servita. Poi ho trovato il gusto nel raccontare. Mi sono trovato a un convegno a Parma di zoologia nel 92, mi ricordo, io ho avuto il gusto di parlare in pubblico, per cui sentivo che erano interessati al lavoro che stavo facendo in Africa, perché lavoravo in Africa sui pappagalli, li registravo e raccontavo cosa si dicevano, e questi mi ascoltavano. Allora dicevo: cacchio, però non è male questa roba qua. E lì mi è iniziato a piacere il racconto e farlo anche agli studenti, poi davanti a una telecamera. Sai qual è il problema? Che qui non ho un pubblico. Quando io parlo con un nel podcast, io ho un microfono, c'ho Telmo o Michele vicini e ci sta, per cui ho un'interazione, però e parlare a un microfono. Ecco, quello anche lì mi sono dovuto un po', come dire, abituare a questa cosa qua. Perché quando hai un pubblico davanti, li senti, no? Li senti, percepisci come procede. Solo in una stanza senza suoni, con questo microfono che ti pende davanti, è un po' diverso. È un po' come le dirette social in questo periodo di quarantena, che esatto. anche per me inizialmente erano molto strane, perché a guardare solo la mia telecamera del computer, invece che delle persone vere, sono sempre quella fatica. Ma infatti volevo chiederti poi il rapporto invece col pubblico, per te che hai magari delle persone che ti seguono per la tua carriera televisiva,
hai trovato un pubblico diverso attraverso il podcast? Ci sono delle interazioni? Ti racconto una cosa che mi ha fatto molto ridere quando l'ho scoperto. Allora, un giorno mi chiamano a Reggio Emilia, una società di comunicazione, perché voleva fare una campagna pubblicità, mi ricordo. Vabbè, entro in questo studio e trovo soltanto ragazzi giovani che lavorano al computer, che fanno delle cose. E appena entro mi accorgono, no, e selfie, cose. Detto, vabbè, avranno visto Missionato. E ho detto, e il ragazzo che poi mi accompagnava mi fa, ma sai perché ti conosciamo tutti? Ho detto, ma perché? No, perché noi siamo innamorati del gorilla, perché sono stato io il primo ad ascoltarlo. Per cui uno aveva ascoltato il podcast, perché non so, lo incuriosiva, insomma, il titolo. E poi l'aveva passato agli altri e si è creato un fan club a Reggio Emilia che io non mi aspettavo. Io pensavo, vabbè, la TV, gli animali, quello sì. Sai, c'è la gente abituata a vedermi che prendo un cobra reale, un coccodrillo. Cioè, però sapere che il podcast aveva appassionato così quei ragazzi mi è piaciuto veramente tanto, proprio tanto. No, infatti a me, cioè, della dimensione podcast è sempre piaciuto molto questa cosa, per cui chi ti ascolta ti ha nel suo orecchio e lo accompagni, si sceglie il momento in cui ascoltarselo, e è proprio una dimensione molto più intima che ho sempre apprezzato. È molto diverso intima. Dalla radio, poi, se ci pensi, no? Sì, assolutamente. Perché la radio è una cosa che ascolti, sei un po' passivo, e nel podcast decidi tu, non ti piace, boom, via, salto, oppure lo scopo, poi mi fermo, poi lo riprendo quando mi pare, cioè è diverso. Per noi forse più o meno la stessa cosa, però il linguaggio è proprio differente. Che dici? Sì, sono d'accordo, anche perché alla fine la radio, appunto, uno l'ascolta così en passant e accende un po' come la TV, quello che c'è. Lo trova e ascolta. Invece col podcast sei stato scelto, cioè la persona ha scelto di ascoltare il gorilla, cioè piccolo. E più quindi lo può ascoltare in bagno, in macchina, esatto, in divano, se può decidere di ascoltare dove gli pare. No, infatti capisco assolutamente, cioè sono molto felice del successo che stanno avendo i podcast e di quanto sono cresciuti, di quanti ne sono apparsi negli ultimi mesi. Allora, a me mi hanno dato una scaletta con delle cose che non abbiamo capito, che però mi incuriosisce una domanda, ma a cui io non so rispondere, però forse tu sai rispondere. Proviamo. Qual è il modo migliore di usare... No, aspetta, conta di più quello che dici o come lo dici? Ecco. Allora, io un po' quello che dicevo prima, sono molto della scuola di Calvino, per cui il come dirlo deve essere sempre semplicissimo e non deve affaticare. E quindi però è difficile, è un po' tipo è nata prima l'uovo la gallina, perché poi il contenuto è fondamentale. No, forse scelgo il contenuto. Anche il pacchetto, non è, anche il pacchetto serve. Sì, è un po'... sì, nel senso che anch'io non lo pensavo, però raccontare solo con la voce. Il linguaggio deve essere semplice, deve essere il tuo linguaggio, deve essere il tuo modo di esprimerti, eccetera, e quello ci sta. Però se usi solo la voce è una cosa, se invece lo impacchetti mettendoci, non so, una musica di sottofondo, un tappeto musicale, certo, già acquista un valore. Se poi il tappeto musicale cambia a seconda del registro che tu stai usando, se è allegro, triste o buffo, perché che vuoi, cambia il registro della musica, ancora gli dà un valore in più, perché accompagna l'ascoltatore e lo culla in qualche modo e lo porta al di là delle parole, perché questo è importante, perché le parole sono importanti, ma se tu riesci ad andare al di là delle parole, questo è molto televisivo, perché io poi lavoro con le immagini, ma qui le immagini non ci sono, per cui mentre le immagini mi aiutano nella TV, qui nel podcast ho la musica. La musica può darti un qualcosa in più. Nel gorilla ci sono certe volte anche un po' troppo, perché in alcuni passaggi, non lo faccio io la post-produzione, però in alcuni passaggi un po' troppo, però nel complesso ci sta. Ci sono delle, come dire, degli effetti sonori, sì, no? Che può essere il verso di quell'animale, oppure... E quelli che fai la battuta e ti una roba.
anche quello ti dà, come dire, ti dà, impacchetta il tutto e lo rende più fruibile. Per cui non uso le immagini in questo caso, però il contenuto, al di là del contenuto che c'è e al di là delle parole, il podcast secondo me può essere accompagnato anche da queste cose che aiutano. Sì, ti dà dinamicità, ti dà ritmo, ti crea un po', c'è un tappeto sonoro. Se penso, vabbè, a Veleno di Pablo Trincia, ti dà quel un po' l'angoscia della storia e ti accompagna. Assolutamente, no, su quello sono molto d'accordo. Noi, vabbè, le ultime puntate che abbiamo fatto sono molto più radiofoniche e quindi molto più in presa diretta, però le puntate delle stagioni, delle prime tre stagioni, abbiamo lavorato con Greg Dalla Voce, un musicista bresciano, per cui ci ha creato tutto un tappeto sonoro che accompagnasse sia la narrazione della scrittrice che poi un po' la nostra parte, perché noi di solito facciamo, io e Giulia, un'introduzione più sul tema e quindi con dei dati, con una parte magari di storia all'inizio, poi c'è il racconto narrativo della scrittrice ospite e poi i saluti finali. E lì la musica comunque è una parte fondamentale, assolutamente. Questo ci aiuta tanto. Qualcosa sulle durate, perché noi siamo ormai... Esatto. 40 minuti che stiamo parlando quasi, per cui secondo me siamo al limite. No, è la tua durata preferita del podcast, secondo te quanto deve durare? No, dipende. Allora, se ci sono delle cose interessanti, eccetera, però secondo me non deve superare la mezz'ora. Secondo me. I miei durano un po' di più, devo essere sincero, sono sui 40 minuti, però secondo me la mezz'ora è giusto, giusto. Se bilanci bene gli argomenti, se hai tutto giusto, perché poi la gente dopo un po' si rompe i maroni, no? Ma diciamo che io prendo sempre un po', cioè, la misura anche di cioè, quanto viaggio hai magari da casa al lavoro, quindi magari quei 20 minuti, mezz'oretta che ci metti per andare in ufficio, è la misura abbastanza giusta, secondo me, per un podcast. Poi ce ne sono alcuni che durano tantissimo, ma sono talmente belli che se poi uno è un grande narratore riesce a tenerti anche per un'ora. Però devi essere molto bravo e avere un argomento molto forte. Devi avere l'argomento forte, devi parlare bene. Io ho lavorato tanto con un professore, Renato, che saluto se mi ascolterà, che è una persona fantastica. Lui scrive in una maniera che tu leggi e ti cattura e dici cavolo. E poi, però, Renato, quando parla Renato, poi apre tanti incisi, tanti, 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 e non ne chiude uno, per cui inizia con un discorso e tu dici, e poi apre tante, tante parentesi tornerà, che no? non chiude mai. Ah, vabbè, no, nel senso che devi riuscire anche a tenere l'attenzione anche con la voce. E il tono è importante, secondo me, sono importanti le pause. È Senti, vero. l'ho fatta. L'hai calibrata bene. Le pause sono importanti, è importante l'intonazione. La voce deve in qualche modo metterti a tuo agio, no? Per cui ti deve coccolare in qualche modo, ti deve accompagnare nel racconto. Voci un po' troppo, che ne so, squillanti. Io ho una mia amica che fa la TV, che ha questa voce di testa proprio altissima, che ogni volta che la sento mi viene proprio così. Di solito giro per aria, ma non diteglielo. Vabbè. Comunque la voce è anche la voce importante. No, infatti secondo me poi la cosa utile che si può dire, magari tra chi ci ascolta c'è anche qualche persona che vorrebbe fare un podcast, mi viene da dire, e secondo me è un mezzo che inizialmente può essere molto semplice da fare, per cui ti basta un microfono, ti basta la tua voce, il tuo argomento, quello che vuoi dire. Poi c'è dello studio per crescere e diventare un professionista, perché comunque devi ascoltare, devi scrivere, quindi devi avere... E mano a mano andare di pari passo con un'attrevatura adeguata. Devi avere qualcosa da dire. Assolutamente. E quello è tipo il punto uno, avere qualcosa di interessante da dire. Esatto. Va bene, Giulia, mi sa che siamo arrivati al 41esimo minuto. La gente ormai ci ha salutato da 10. Speriamo di avervi intrattenuto sul tema.
Va bene, intanto è stato un piacere chiacchierare con te e conoscerti. Ma grazie, grazie a Treccani. Grazie a Treccani. Arrivederci. Ciao a tutti.